Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti, è un cantautore e rapper italiano. Figlio di Mario Cherubini e Viola Cardinali, Lorenzo nasce il 27 ottobre 1966 a Roma, ma trascorre parte della sua infanzia anche a Cortona, in Toscana, dove ha origine la sua famiglia e dove torna a vivere in età adulta. Influenzato dall'hip hop, comincia a farsi conoscere lavorando come disc jockey. La fama arriva alla fine degli anni Ottanta, quando Claudio Cecchetto lo prende nella sua scuderia. Presenta DJ Television e conduce programmi a Radio DJ. La sua carriera discografica inizia con il singolo Walking nel 1987, ma è l'album Jovanotti for President del 1988 a portarlo in vetta alle classifiche. Brani come È qui la festa e Gimme 5 conquistano il pubblico e segnano la diffusione del rap in Italia. Nel 1989, con l'album La mia moto, l'artista partecipa al Festival di Sanremo. Il disco contiene anche un omaggio a Vasco Rossi con un brano intitolato Vasco. A partire dagli anni 90, la produzione di Jovanotti si avvicina a modelli pop e di cantautorato, senza per questo dimenticare le origini e le contaminazioni sempre più rilevanti con la world music. In questi anni inizia a firmare molti dischi con il suo vero nome, Lorenzo, accostandolo all'anno di produzione. Nel 1994 fonda l'etichetta Sole Luna. Lorenzo inizia una serie di collaborazioni prestigiose che spaziano da Pino Daniele a Ben Harper. Sono questi gli anni in cui pubblica le hit Ciao mamma, Una tribù che balla, Ragazzo fortunato, Penso positivo, L'ombelico del mondo. Il disco Lorenzo 1997, L'albero, segna un'evoluzione nei testi di Jovanotti. Bella, dedicata alla futura moglie Francesca Valliani, rappresenta il passaggio a uno stile romantico diverso, ma fino ad allora poco presente nel repertorio dell'artista, focalizzato più sul divertimento. Negli anni 2000, Jovanotti attraversa un'ulteriore svolta, sempre più legata all'impegno politico e sociale. Un cammino già intrapreso negli anni 90, ora visto con gli occhi di un protagonista consapevole dei cambiamenti radicali avvenuti nel mondo del nuovo millennio. Nel 2010 riceve un David di Donatello per la canzone Baciami ancora, colonna sonora del film di Gabriele Muccino. Il successo dei precedenti lavori discografici trova conferma con la pubblicazione degli album Ora nel 2011 e Lorenzo 2015 CC. Autore di libri di successo, Jovanotti è prima di tutto un uomo di spettacolo e i suoi live, energici e coreografici, sono lì a dimostrarlo, tour dopo tour.